Con Massimo Donati, alla vigilia della trasferta di Vasto Girardi, ci chiedono i colleghi della stampa quanto è stato importante vincere domenica con il Fano, soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Ma è importante soprattutto per la classifica, perché alla fine di tutte le prestazioni, di tutto, alla fine rimane solo il risultato, la gente si ricorda solo questo e alla fine sono i punti che servono per la classifica. Sicuramente dal punto di vista morale, quella vittoria, quella in Coppa Italia contro Chieti, hanno dato un po' di slancio a tutto l'ambiente. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada, nel senso continuare a cavalcare l'onda sapendo che non possiamo assolutamente abbassare la guardia neanche di un millimetro. Quanto manca per avere la Samb che Massimo Donati vuole? Ma sicuramente dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. La cosa importante è l'atteggiamento che si è visto della squadra, che è stato molto importante nelle ultime settimane. È anche vero che le prime 4-5 partite le abbiamo fatte praticamente senza allenamenti, quindi è normale che adesso la squadra stia meglio anche dal punto di vista fisico e spero che questo miglioramento si veda ancora di più nelle prossime gare. Quali insidie può nascondere una gara come quella di domani a Vasto Girardi? Tante, tantissime, perché innanzitutto sono una buona squadra che giocano bene al calcio e sanno quello che devono fare, quindi sono organizzati. È complicata perché anche il campo non, magari non permette di, dove giocano loro, non permette di fare tantissime cose perché è un po' strettino, un po' sintetico e quindi bisogna fare molta attenzione a tutti questi aspetti, però come ho detto prima, credo che l'atteggiamento, al di là di tutto, sia molto importante. Ma Svarups si allena con noi ormai da una decina di giorni, quindi probabilmente a partita in corso, dall'inizio, adesso vedremo, avrà il suo spazio, è arrivato con grande disponibilità, grande voglia di mettersi in mostra e l'attitudine giusta, quindi adesso vedremo se sarà impiegato domani dall'inizio o dopo, sicuramente è un'altra ottima alternativa. Oltre alle assenze di Fabretti e Kum, ci sono altre defezioni? No, stiamo abbastanza bene, c'è sempre qualche problemino, è normale in settimana, da smaltire, però adesso la squadra sta bene, quindi a parte questi due ragazzi che bisogna aspettarli un po', il resto la squadra sta abbastanza bene.